La lettera di oggi è la lettera P, come passione. È una parola che mi è tornata alla mente ieri sera assistendo alla partita tra l'Avellino e il Bari. Vedere la passione negli avellinesi, vedere la gioia di essere insieme, vedere le persone abbracciarsi, ecco, al di là delle questioni pandemiche. La passione è un sentimento sperduto e sconosciuto nella città. Dovrebbe suscitare passione, immaginate un po', la ruota panoramica che sarà piantata a Piazza Kennedy, oppure le casette di Natale. Sempre, ogni anno verranno le casette, come non sono ancora arrivate le casette. E dove metteranno le casette? Noi non siamo soltanto fuori centro rispetto alla provincia che è molto più avanti di noi, ma non siamo proprio più il centro. Siamo nella mentalità, nella logica di un piccolo sperduto paese che non ha proprio concezione di che cosa significhi il termine festa. Insomma, signori cari, la passione è un sentimento che noi, di cui abbiamo perduto traccia e conoscenza. E noi speriamo allora che con la fine della pandemia, speriamo che venga prima possibile, ritorni anche negli avellinesi la passione, ma non per le questioni private, ma per le questioni collettive, per lo stare insieme, per il vivere civile, per il partecipare alla vita della comunità, per vedere le cose intorno a noi che cambiano. Ecco, il segno di ieri sera è questo. E la passione è ritornata, è riapparsa. Ora dobbiamo solo attendere, ma siamo anche noi i soggetti e i protagonisti, che essa si estenda ai cittadini tutti e alla città.